Beresti, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare un po' delle notizie extra, le notizie comunque che sono extra rispetto all'italiano, rispetto comunque all'italiano in Europa, rispetto a quello che facciamo sul secondo canale. Notizie un po' particolari per andare comunque a vedere diverse situazioni che stanno andando avanti comunque in questo periodo, che stanno progredendo e non solo comunque progredendo. Comunque notizie un po' sparse. Detto questo, io partirei subito dal nostro campionato. Partiamo subito dal nostro campionato perché ci sono diverse notizie intriganti, soprattutto legate agli stadi e non solo. Allora, per quanto riguarda proprio la questione stadi, si parte dalla questione SPAL, perché adesso c'è comunque una volontà da parte del nuovo presidente Tacopina, che ha acquisito comunque nel mese di agosto le quote della SPAL e quindi ha preso la SPAL. Dopo la parentesi Catania è arrivato ufficialità comunque più o meno a metà agosto e adesso comunque si vuole provare, cioè si vuole comunque progettare comunque, cioè c'è l'intenzione con l'aiuto comunque di un super consulente e comunque anche di diverse società che lavorano a questo, di migliorare comunque le criticità che ha lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, e quindi si stanno programmando questi lavori di adeguamento dello stadio, e questo ovviamente l'obiettivo è farlo in tempi brevi per poter comunque aprire lo stadio poi ai tifosi per far giocare la SPAL al Mazza il prima possibile. E in questo senso è stato scelto come super consulente, cioè come super consulente, è stato scelto comunque come progettista, comunque come consulente, come dicevo, in questo caso una figura comunque molto molto importante, cioè Calvi, Gian Michele Calvi, che è anche un esperto della questione del Ponte Morandi, quindi stiamo parlando comunque di una figura molto importante in questo ambito, e quindi sicuramente per migliorare ed eliminare queste criticità, ripeto, che presenta lo stadio, Tacopina va sul pesante e vuole comunque sicuramente. Questo dimostra comunque l'aver chiamato Calvi, dimostra comunque la volontà comunque di intraprendere anche un progetto comunque importante e serio soprattutto. Quindi questo è sicuramente un qualcosa di importante. In più, sempre per quanto riguarda gli stadi, tralasciando la questione SPAL, rimanendo in Emilia comunque, rimanendo in Emilia Romagna, si parla dello stadio del Fiorenzuola. Infatti, originariamente il Fiorenzuola diciamo, avrebbe dovuto giocare le partite al Garilli di Piacenza, cosa che non verrà fatta perché la Lega ha accettato comunque, diciamo, questa richiesta di far giocare il Fiorenzuola nel proprio stadio, quindi di far giocare il Fiorenzuola comunque nel campo sportivo numero 1 di Fiorenzuola Darda. Quindi già comunque dalla partita di sabato 4 settembre, sto registrando proprio sabato, quindi la partita di oggi, che sarà comunque, vi ricordo, Fiorenzuola Renate, il Fiorenzuola potrà giocare nel proprio campo sportivo a Fiorenzuola, perché Fiorenzuola comunque è un paese in realtà abbastanza distante da Piacenza, quindi non è che sono nella stessa città, è abbastanza distante, ha il suo campo e originariamente doveva giocare al Garilli, invece grazie anche a questa decisione, a questo annuncio della Lega di Serie C, Lega Pro, comunque il Fiorenzuola ha quindi la possibilità di giocare nel proprio stadio, quindi questa è la notizia e lo farà comunque fin da subito. Detto questo, comunque andando avanti, rimanendo in Italia, parliamo un po' anche della questione Livorno, perché anche per quanto riguarda la questione Livorno c'è molto di cui parlare. Infatti è uscita fuori la cifra per cui Livorno ha pagato per essere riammessa al campionato di eccellenza. Tutte le squadre hanno dovuto, i vari Novara, Carpi, San Benedettese, hanno dovuto comunque consegnare alla FIGC una cifra comunque, un tot cifra, per esempio mi sembra 400.000 euro San Benedettese e Casertana, Carpi e forse, no, il Chievo in realtà no, perché il Chievo non ripartirà da un campionato dilettantistico, dal massimo campionato dilettantistico, ma ripartirà dalla terza categoria. Però queste squadre qui hanno dovuto versare questi soldi, mentre il Livorno ha dovuto versare 100.000 euro, 100.000 euro che verranno redistribuiti tra le società comunque
del girone B di eccellenza. Questa è un'iniziativa molto molto interessante, cioè praticamente qual è il discorso? Il Livorno ha dovuto versare una tot cifra per essere riammesso in sovrannumero al campionato, in questo caso di eccellenza, mentre per esempio Novara e Carpi, Samb e Casertano hanno dovuto versare una tot cifra che è molto maggiore per essere riammesse in sovrannumero al campionato di Serie D. Ecco, in questo caso la cifra che ha dovuto versare il Livorno per partecipare all'Eccellenza Toscana, nello specifico al Girone B, è stata di circa 100.000 euro. Ma questi 100.000 euro non andranno in fumo, ma verranno redistribuiti tra le 12 squadre partecipanti al girone. Quindi le 12 società del girone adesso hanno comunque quindi questi soldi a disposizione proprio per, diciamo, per un fatto abbastanza semplice, nel senso che essendo che il Livorno è una società comunque importante con delle disponibilità economiche 40.000 volte superiori rispetto a quelle delle squadre di eccellenza toscana, Girone B, ecco, sono stati distribuiti questi soldi così da permettere a queste squadre di ridurre il gap o comunque di non comunque di far sì che non ci sia comunque un gap così grande per cui Livorno le vinca tutte 7-0. Questo è un po' il discorso. E quindi comunque per questo motivo quindi queste società percepiranno circa 8.333 euro più o meno, periodico, perché poi alla fine è il numero periodico, però circa 8.300 euro, diciamo così, a testa. Così comunque da poter investire, non so, sul mercato, investire magari nelle strutture per poter cercare di far sì che il gap con il Livorno, che comunque è una società gloriosa e con delle disponibilità economiche superiori rispetto alle altre, per far sì che il gap non sia troppo grande. Quindi comunque questo è un aspetto comunque positivo perché permette anche a questa società di crescere anche in vista dei prossimi anni. Quindi non sono cifre incredibili, fantasmagoriche, 8.000 euro a testa, però comunque per società di eccellenza sono sicuramente importanti. Detto questo, direi che possiamo parlare anche di sempre comunque di stadi. Torniamo alla questione stadi, quest'oggi è quella che diciamo forse principale, quella che ci interessa di più, perché si parla di Alessandria. Infatti, l'Alessandria ha annunciato che è arrivato il via libera da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per comunque l'agibilità, quindi per il poter utilizzare il Mocca Gatta, che è lo stadio di Alessandria, che quindi potrà ospitare d'ora in poi le partite dell'Alessandria in casa. Quindi questo non era ancora avvenuto fino a questo momento perché il Mocca Gatta aveva subito dei lavori di ristrutturazione che sono ufficialmente terminati e quindi adesso c'è il via libera per poter giocare al Mocca Gatta. Quindi l'Alessandria d'ora in poi, dopo la pausa delle nazionali, le proprie partite se le giocherà ad Alessandria. Quindi questa è un'ennesima notizia comunque positiva, quindi terminati i lavori di ristrutturazione. Detto questo, però, altra notizia interessante, rimanendo comunque sulla Serie C e comunque in Italia, una questione comunque particolare è il ricorso praticamente del Badesse nei confronti dell'acquisto di Sorrentino da parte della Reggiana, nel senso che vi faccio capire. La Reggiana ha acquistato Sorrentino dal Badesse, squadra comunque del campionato mi sembra Serie D, adesso lo vado anche a confermare, mi sembra di Serie D il Badesse, sono più o meno sicuro che sia di Serie D, e praticamente ha fatto questo ricorso perché non riteneva comunque giusto sì, è in Serie D, il Badesse è in Serie D, ecco. Comunque ha prestato questo ricorso perché non riteneva giusto il tesseramento di Sorrentino da parte della Reggiana, cioè non era un qualcosa di corretto dal punto di vista proprio, cioè era un tesseramento invalido ed inefficace praticamente. Quindi per questo motivo il Badesse l'ho ritenuto ovviamente invalido ed inefficace, non la Reggiana, l'ha ritenuto il Badesse e quindi ha presentato la domanda di ricorso per ovviamente non farlo andare a Reggio Emilia con la Reggiana. Questa domanda di ricorso è stata respinta, quindi Sorrentino è tranquillamente della Reggiana e il Badesse attacca a sta cippa praticamente. Questo è un po' il discorso, però strano caso comunque di tesseramenti non validi, almeno secondo il punto di vista del Badesse. Alla fine il ricorso fatto al TAR, mi sembra, adesso ve lo vado anche a dire, ha confermato comunque l'acquisto da parte della Reggiana, quindi non ci sono problemi, e
e quindi il Badesse si sbagliava. Questo è un po' il discorso. Il ricorso alla FIGC. La FIGC ha annunciato che non ci sono problemi per questa operazione qui di calciomercato, comunque con presunti problemi che in realtà non ci sono. Detto questo, però, andando avanti, rimaniamo comunque a parlare un po' di. Abbiamo parlato prima del Livorno che ha redistribuito, diciamo che i soldi che Livorno ha versato per partecipare alle eccellenze sono stati redistribuiti. Parliamo quindi di azioni buone, di azioni positive, perché Jordi Alba e Busquets, anche loro, oltre a Capitano Piqué, sono ridotti lo stipendio per poter comunque permettere al Barcellona di risolvere e non comunque far avanzare i problemi finanziari. Speriamo che il Barcellona ha grandissimi problemi finanziari, per questo motivo non ha potuto rinnovare Messi perché il tetto ingaggi massimo è stato raggiunto, e in questo senso comunque Piqué, Busquets, adesso anche Busquets e Jordi Alba si tagliano lo stipendio del 25% a quanto si legge, per poter comunque permettere al Barcellona di risolvere i propri problemi. Questo sicuramente è una decisione comunque molto, molto buona, anche perché mi sembra che il Barcellona aveva un problema con l'inserire Agüero in lista nella Liga, cioè praticamente il Barcellona non riusciva ad inserire Agüero per mancanza comunque di fondi, diciamo a livello di ingaggi, perché l'hanno preso a zero, per poter comunque inserirlo nella lista della Liga. E grazie comunque a questo taglio di stipendi adesso Agüero può essere inserito, quindi può essere, ed è stato inserito in lista e potrà quindi giocare le partite di campionato. Quindi diciamo anche qui notizia buona, così come stesso discorso più o meno simile anche in casa Marsiglia, perché Lirola e Alvaro Gonzalez hanno deciso di abbassarsi i propri stipendi per poter permettere al Marsiglia di acquistare Harit. Comunque stiamo parlando di un trequartista proveniente dallo Schalke. Il Marsiglia ci stava puntando tanto e alla fine comunque mancavano comunque dei problemi, c'erano comunque dei problemi finanziari, c'è stato anche comunque proprio un qualcosa, penso a livello anche, non dico penale, però comunque a livello proprio anche di, sono stati anche coinvolti degli organi superiori per questo acquisto, ripeto, perché non era perché c'erano comunque dei problemi proprio a livello economico, per cui praticamente con anche Harit il Marsiglia avrebbe, diciamo, superato il monte ingaggi massimo, quindi un discorso simile anche per quanto riguarda quello del Barcellona. E grazie comunque all'abbassamento di stipendi di, come dicevo, Lirola, Gonzalez e anche di Balerdi, che comunque un difensore è arrivato proprio in questa sezione di calciomercato, così come poi Lirola, che in realtà ha giocato anche l'anno scorso a Marsiglia nella seconda parte di stagione, però a parte questo si abbassano lo stipendio e permettono quindi al Marsiglia di andare a prendere Harit. Quindi diciamo che vabbè, qui ci fa capire che intanto il Marsiglia ha dei problemi anche qui finanziari importanti, ha fatto una grandissima campagna acquisti, però ecco, se quest'anno non fa bene nelle competizioni europee, l'anno prossimo mi sa che avrà dei problemi importanti, perché Longoria ha fatto un ottimo mercato, mi piace tanto il Marsiglia, però se arrivi a dover far abbassare uno stipendio ai tuoi tesserati perché non riesci a tesserare un altro giocatore, perché sennò sfondi il massimo tetto salariale e quindi hai dei problemi finanziari, vuol dire che ci sono dei problemi dal punto di vista finanziario ed economico comunque molto importanti. Quindi vuol dire che sei arrivato al massimo. Quindi se non riesci a recuperare, cioè comunque se lo riesci a fare entrare, non tanto problemi, ma proprio perché ha preso magari troppi giocatori, per cui se tu poi non hai delle entrate dalla Champions, comunque in realtà non fa la Champions in Marsiglia, dall'Europa League e dalla qualificazione comunque tramite il campionato in Champions, ecco, poi sicuramente l'anno prossimo ne pagherà le conseguenze di Marsiglia. Quindi attenzione alla questione Marsiglia per il futuro. Per il resto, andando avanti, altre notizie un po' particolari. Questa riguarda comunque le qualificazioni europee per i campionati del mondo. Praticamente durante Moldavia-Austria, praticamente la partita della Moldavia-Austria, valida per le qualificazioni al campionato del mondo, come dicevo, è stata rinviata e iniziata comunque più tardi a causa di un drone che è praticamente caduto in campo, e per questo motivo si sono persi alcuni minuti per comunque toglierlo dal campo, per comunque eliminare tutti anche i pezzi e tutto. Quindi praticamente un drone ha rotto le palle, diciamo così, e ha fatto iniziare in ritardo questa partita qui, Moldavia-Austria. Quindi notizia un po' particolare, così, diciamo
sempre legata comunque ai mondiali e all'Europa. Altra notizia legata all'Europa è quella della nazionale islandese, perché Federcalcio islandese in completo caos. Negli ultimi giorni sono arrivate le dimissioni del presidente Bergsson e in più sono arrivate le dimissioni di tutti i membri del comitato islandese. 16 membri dimessi, oltre, ripeto, al presidente Bergsson. Però per quale motivo? Cosa è successo? Bomba atomica? No, non è bomba atomica, è perché Sigurdsson, accusato comunque di stupro, effettivamente, sì, Sigurdsson, scusate, Sigthorsson, accusato comunque di stupro, comunque di scandali sessuali negli ultimi anni, la Federcalcio comunque avrebbe coperto comunque questo scandalo, quindi permettendo, diciamo, al giocatore di non avere dei danni d'immagine, permettendo di non far uscire questa notizia fuori. Ecco, alla fine, dopo comunque la testimonianza di una donna e l'essere uscito fuori dopo in realtà 3 anni, perché questo scandalo qui di Sigthorsson, questo scandalo sessuale, questo ipotetico stupro di quello di cui si parla, è avvenuto comunque 4 anni fa, nel 2017. Ecco, la Federcalcio islandese ha coperto questo scandalo, oggi, in questi giorni, è riuscito fuori e per questo motivo quindi sono arrivate le dimissioni in massa del presidente e di tutto il comitato. Quindi adesso ovviamente ci sarà da sostituirlo e vedremo un po'. Piazza pulita praticamente si è fatta e si dovrà ripartire da zero per un'Islanda che comunque continua sul campo, nonostante comunque i problemi, ripeto, a livello di Federcalcio incredibili, un terremoto e un caos incredibile, continua a giocare e a fare le partite di qualificazione ai mondiali. Detto questo, ultime due notizie un po' particolari. La prima riguarda la Spagna, perché c'è un aumento della capienza degli stadi, alla fine la riapertura non ha provocato degli aumenti dei contagi, quindi non ha provocato comunque danni a livello generale e quindi aumento di casi legati alla pandemia e alla variante Delta, e quindi la Federcalcio spagnola ha deciso di aumentare, la Federcalcio, ma in realtà questo riguarda un po' tutti gli sport, di aumentare la capienza degli stadi al 60%, quindi la Federcalcio no, questo riguarda tutti gli sport, quindi gli stadi all'aperto, gli impianti all'aperto in Spagna saranno aperti dal 60%, prima erano al 40%, e dà comunque i prossimi giorni in poi, comunque dalle prossime settimane in poi saranno aperti al 60%, quindi notizia sicuramente positiva che conferma il fatto che comunque le vaccinazioni funzionano e che si può comunque tornare in un certo senso, diciamo, alla vita normale, se vogliamo chiamarla così. Detto questo, però, chiudiamo con la questione Kamenovic, perché è una questione veramente incredibile. Cerco di spiegarvela, di riassumerla, perché è veramente assurda. Cioè, la Lazio a livello, cioè, tralasciando la questione Kostic, di cui magari parliamo, di cui si parla, la Lazio ha sbagliato una cappa in Frankfurt e quindi non è riuscito a mandare la mail giusta, l'indirizzo giusto, l'indirizzo mail giusto, cioè veramente cose che dici com'è possibile che club di questo tipo fanno, cioè, manchi in eccellenza di queste cose. Ecco, la Lazio non ha fatto solamente questo, perché non ha neanche tesserato Kamenovic, cioè veramente un mercato fatto bene per errori veramente incredibili. Può diventare un mercato, no, non diventerà un mercato scandaloso, però nel senso, cioè, non si possono fare questi errori. Almeno a quanto si dice, la questione Kostic è veramente imbarazzante, ma anche la questione Kamenovic non è da meno, perché Kamenovic è stato non tesserato, ma annunciato mesi fa, tra un po', ha fatto la preparazione con la Lazio, ma ha fatto veramente tutto con la Lazio ha fatto, e tutti erano comunque consapevoli del fatto che lui sarebbe stato della Lazio, tranquillamente. È stato ufficializzato anche da extracomunitario, quindi vi ricordo che ma il massimo di extracomunitario ogni stagione è 2, quindi due caselle di extracomunitario possono essere riempite ogni anno, ogni sessione di calciomercato. Ecco, Kamenovic ne avrebbe riempita una. E in questo senso comunque non è stato comunque ufficializzato, nonostante ci sia stata la casella. Cioè, c'era la possibilità di inserirlo comunque in lista perché la casella era vuota, una casella di extracomunitario era vuota, oppure comunque si poteva anche decidere di girarlo in prestito a qualsiasi altra squadra. Alla fine si è arrivati all'ultimo giorno di mercato, alla chiusura del calciomercato, con la
Nessun contratto depositato. Kamenovic non è della Lazio, Kamenovic è del nulla cosmico. No, in realtà penso sia del Kukaric in questo momento, perché lui sarebbe dovuto arrivare dal Kukaric, squadra del campionato serbo, e quindi credo che in questo senso la decisione che verrà presa è quella di aspettare gennaio per ufficializzarlo lì, per depositare il contratto lì. Alla fine tutti si aspettavano, tutti i tifosi della Lazio, la gente, lui stesso, di vedere visto il proprio contratto depositato entro la fine del mercato. Questo non è avvenuto, quindi le strade sono due in questo senso, cioè in questo momento sono due le strade: o lui torna in Serbia e gioca questi mesi col Kukarički in attesa di gennaio, quando verrà, si spera, ufficializzato con anche il contratto depositato in Lega, perché è la cosa fondamentale, tu puoi annunciarlo dove vuoi, anche su Google Earth, solo che se poi non depositi il contratto in Lega non vale a niente. Quindi o ritorna in Serbia oppure rimane in Italia, però non gioca, non fa partite e quindi si allena e basta. Quindi penso che sia più giusto che lui vada in Serbia, anche perché è giovane, e perdere 4 mesi della sua vita calcistica non è che sia molto vantaggioso. Quindi è giusto che lui torni a giocare in Serbia. Quindi veramente altra cosa, altra questione imbarazzante, perché è veramente imbarazzante. Inoltre un'altra questione è comunque quella pagamenti, perché in realtà si dice anche che non sono stati ufficializzati neanche. Quindi è un'operazione fantasma quasi questa. Una Lazio che, cioè, veramente adesso si sta anche parlando della questione Gondò, dello svincolo di Gondò, cioè veramente in casa Lazio di tutto sta succedendo. Kostic ha sbagliato la K, ha sbagliato l'indirizzo email, adesso Kamenovic che ha fatto la preparazione non è stato tesserato, quindi adesso deve tornare in Serbia, poi verrà tesserato a gennaio, tutti aspettavano si tesserasse comunque fine agosto, e quindi durante la sessione di calcio estiva non è stato fatto. Adesso Gondò, che è stato svincolato, ma stanno indagando perché c'è uno svincolo particolare, quindi perché è andato alla Salernitana ovviamente, e quindi ci sono intrighi un po' particolari. Veramente un'estate con Sarri, ma con anche delle cose veramente imbarazzanti, onestamente, che anche da esterno sono veramente imbarazzanti vedere queste cose, sentire queste cose più che altro. Comunque, a questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!